Segui su RTTR, il canale ufficiale della Trentino Volley. Tutte le partite dei campioni del mondo. RTTR, il canale ufficiale della Trentino Volley. Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati ad una nuova puntata di RTTR Volley. Questa settimana andremo a fare il punto, visto che si è chiuso il sipario sulla stagione regolare, su cosa attende e che squadre soprattutto attendono l'Itas di Ateca Trentino nei playoff. Intanto c'era da giocare la 13ª di ritorno, l'ultima di regular season qui al Palatrento. È andata in scena Itas di Ateca Trentino Andreoli Latina, l'unica squadra che è riuscita a battere per 3-1 quest'anno l'Itas di Ateca Trentino. Andiamo a vedere com'è andato il replay, ovvero la gara di ritorno. 24 successi in 26 partite. Si è chiusa così la regular season per l'Itas di Ateca Trentino, che ancora una volta si è bevuta l'avversaria davanti al proprio pubblico. In 1 ora e 12 minuti Latina ha alzato bandiera bianca con i parziali di 25-15, 25-21 e 25-15 a favore dei trentini. Una bella soddisfazione, visto che i laziali avevano battuto Kazisca e compagni all'andata, ed il modo migliore per avvicinarsi ai play-off, che prenderanno il via sabato prossimo con il primo incontro contro San Giustino, per chiudersi poi lunedì contro Roma. Teatro dell'evento il Palatrento, che per l'occasione sicuramente sosterrà al massimo i propri beniamini. E nel play-off comincia tutto da zero di nuovo, e quindi saranno tutti allo stesso livello e dobbiamo stare veramente molto preparati. Però, come ho detto e ho detto tante volte prima, l'importante è che giochiamo in casa, cioè con giocatori in più che sono i nostri tifosi, e qua magari sarà difficile per loro. Tornando al match con Latina, ottima la prova di Sokolov, autore di 18 punti, e dell'azzurro Lanza, ancora una volta MVP della partita. Benissimo Guantorena con 3 ace e 15 punti personali, e Birarelli, autore di 7 punti. Era l'unica squadra in Europa, mi pare, che con quale non abbiamo vinto. Abbiamo vinto adesso con la Latina. Comunque adesso si inizia un periodo più importante, più interessante. Mi sa che dopo questo lavoro duro, quale abbiamo fatto in queste due settimane, siamo pronti. Ora la parola passa ai play-off con la 3 giorni del Palatrento, che prenderà il via sabato 7 aprile. Bene, dunque, dopo aver visto il servizio relativo alla partita, l'ultima di stagione regolare tra Trento e Latina, c'è da concentrarsi adesso sui play-off. Come saranno questi play-off? Sarà una formula particolare, una novità che ha introdotto quest'anno la Lega. Ci saranno 4 piccole pool che raggrupperanno 3 squadre ciascuna. L'Itas giocherà la prima partita sabato e giocherà contro la 12ª classificata. Poi la perdente della prima di questa prima partita giocherà contro l'ottava, ed infine lunedì 9 aprile ci sarà Itas di Ateca Trentino contro l'ottava classificata. E allora, al posto di dire ottava e dodicesima, noi andiamo a vedere quali sono stati i responsi dai campi nel corso dell'ultima giornata. A fare compagnia a Ravenna e quindi scendere in A2 è stata Padova. Per quanto riguarda invece le avversarie dell'Itas di Ateca Trentino, che come già sapevamo era già matematico, ha chiuso in testa il girone, dovrà affrontare, abbiamo detto, la 12ª nella giornata di venerdì. Chi ha chiuso 12ª? San Giustino. Dovrà affrontare poi, qualora dovesse vincere questa partita, lunedì l'ottava, chi ha chiuso all'ottavo posto, la mezza Roma, Roma Volley, che è andata a 32 punti, esattamente a braccetto con l'Andreoli Latina, ma avendo vinto più gare di Latina, 11 contro 10, spetta a lei l'onere e l'onore di giocare contro l'Itas di Ateca Trentino, di occupare l'ottava piazza. Questi dunque gli aggruppamenti, questi dunque i responsi del campo. Noi adesso ci fermiamo un attimo per il nostro prossimo servizio. La Sportiva Brescia, nona, 30 punti. Ata, decima della classe, staccata di una sola lunghezza. Basta questa fotografia spicciola del campionato di B2 femminile per capire l'importanza della sfida tra le trentine e le bresciane, che la 22ª giornata ha mandato in scena.
Il 3-2 finale per la Sportiva lascia parecchio l'amaro in bocca all'Ata, che avrebbe avuto tutte le carte in regola per archiviare la sfida salvezza in proprio favore, ma deve fare il mea culpa per i tanti, troppi errori nei momenti cruciali della partita. Come sempre, noi quando non siamo avanti di tanto pensiamo comunque che la partita sia persa e inneschiamo una serie di errori che non sono tipici della nostra squadra. Perciò ogni volta che si è al limite noi dimostriamo veramente la nostra ingenuità e perdiamo. E anche perché questa partita comunque era una partita che potevamo vincere, anche questa come tante altre. Però quando veniamo messi alla prova, siamo al limite, al quinto set o su 24 pari, sicuramente andiamo a sbagliare. Questi sono errori di gioventù? Sì, va bene errori di gioventù, però adesso siamo a fine campionato, adesso bisogna avere le palle per chiudere i set e per vincere le partite. E in questo modo qua sicuramente non si vincono. A partire meglio le ospiti 20-25, sempre sopra e in buona conduzione e condizione le Atine nel secondo, 25-19. Il finale di terzo parziale è lo specchio fedele della condizione masochista dell'Ata. Sopra tutto il parziale, sul 23-20 si complica la vita e manda tutto ai vantaggi. Ancora errori gratuiti fanno pendere l'ago della bilancia sul versante bresciano, 28-30. Prandi sprona le sue e nel quarto si vede un'altra musica, un'altra Ata. Il 25-22 finale apre le porte al tie break che le padrone di casa giocano quasi in maniera remissiva. Vince Brescia 6-15. L'immagine delusa, triste e preoccupata del capitano Prandi a fine partita dice tutto. E adesso, cari amici di RTTR Volley, un piccolo regalo. Dopo la partita con Latina, noi abbiamo incontrato per la prima volta in stagione il centro canadese Steve Brinkman. Abbiamo voluto, insomma, chiacchierare un po' con lui e portarlo nelle vostre case. E allora, prego la regia di mandare in onda l'intervista che abbiamo registrato insieme a lui. Abbiamo la fortuna questa settimana di avere i nostri microfoni, insomma, Steve Brinkman. La gente è tanta, quindi passa anche davanti, è normale che sia così. Steve, hai giocato, sicuramente sei più che soddisfatto. Sì, ho giocato, è importante per me per giocare ogni tanto in questa squadra, ma sono contento per questa e anche sono contento per la nostra squadra, per vincere l'ultima gara e questo è importante anche per la prossima settimana in playoff. Lo abbiamo visto poche volte ai nostri microfoni, lo abbiamo visto poche volte in campo, quando ha giocato ha sempre dato il suo contributo, anche nella partita contro Latina. Quanto sei migliorato da quando sei arrivato qua quest'estate, Steve? Quanto hai imparato? Scusa, non capisco. How you grow up from the moment that you arrive here? Ho giocato quasi 7-8 mesi qua con questi giocatori. Per me è una grande occasione e penso anche sono la più vecchio della squadra, ma altri c'è tanti giovani ti hanno dato dei consigli. Sì, è così, ma secondo me quest'anno è grande per me e per mio carriera. Sono contento. Scusa per il mio italiano. È perfetto, Steve. Ancora una domanda. Sicuramente, che cosa significa per te? What does it mean for you to be here? Essere qua, la Trentino Volley, essere stato chiamato dall'ITES. Sì, incredibile, un'esperienza. È incredibile per giocare in questa squadra più forte del mondo e se vinci tante cose per me è importante, è grande, sono molto felice qui e anche con mia famiglia sono molto felice qui. Next year, l'anno prossimo, dove sarà Steve Brinkman? In questo momento non lo so, vediamo
prossimo settimane o mesi, non so quando, ma dopo il campionato qui fermo io vado subito con nazionale in Canada, perché proprio subito per la qualificazione olimpiadi. Abbiamo un torneo 7 maggio, se è presto, dopo finisci qua. In bocca al lupo. Grazie mille. Grazie mille a Steve Brinkman, noi ci fermiamo un attimo, andiamo a vedere il nostro servizio. Una gara da non sbagliare. Si presentava così la sfida contro Chioggia Sottomarina per l'argentario e il team di Conci non ha sbagliato. Un 3-0 semplice per Rizzi e compagnia, che hanno passeggiato a 16, 15 e 13 sulla Cenerentola del campionato di B2 maschile, reduce da 13 sconfitte consecutive e già matematicamente retrocessa. Nonostante qualche acciacco fisico, l'argentario ha portato a casa altri 3 fondamentali punti in chiave salvezza. Il meno, però, è davvero il caso di dirlo, è fatto, visto che dopo Pasqua arriveranno 3 sfide difficili, i 2 scontri diretti con Trieste e Castelfranco e la gara in casa contro Montebelluno. Coach Silvano Conci, allora il meno, vista la partita di questa sera, la passeggiata, possiamo dire di questa sera è fatto, pensiamo alle prossime 3 abbastanza importanti. Sì, l'unica difficoltà di questa partita qua ovviamente è quella di essere costretti a fare i 3 punti. In realtà, a parte i primi 5 minuti del primo set, non c'è stata partita, tanto è vero che siamo anche noi andati paurosamente incalando. Però era obbligatorio vincere per continuare a sperare. Siamo in una posizione di classifica moderatamente tranquilla, però dobbiamo ancora lottare. Abbiamo ancora 4 giornate, 2 in casa, 2 fuori, tutte abbastanza impegnative. Però dietro di noi abbiamo qualche altra squadra, insomma, perciò diciamo che siamo soddisfatti per il momento di quello che abbiamo fatto. Bene cari amici di RTTR Volley, finisce qui questa nostra puntata con questa piccola intervista particolare a Steve Brinkman. Io vi ricordo quindi che i primi scogli che affronterà nei playoff l'Itas di Ateca Trentino saranno la 12ª San Giustino e l'8ª la Mezza Roma Roma Volley. Questi i primi scogli per i playoff, della prima parte di playoff. Noi ovviamente la seguiremo, la porteremo nelle vostre case, ci saremo, faremo le telecroniche di tutte le partite. A proposito di telecronica, adesso io vi lascio a quella tra Itas di Ateca Trentino e Andreoli Latina. In chiusura ringrazio Tony Salinas per le immagini e per la pazienza, ringrazio anche Franco Licitra in cabina di regia. L'appuntamento come sempre è a lunedì prossimo. Buonasera a tutti, ciao.